politica. C'è un'ultima ora che riguarda l'ex premier e leader del PDL Berlusconi, che dice: la decisione delle dimissioni dei ministri è stata mia. Chiaramente il riferimento è al fatto che si è detto in queste ore, appunto da giorni, come questa decisione fosse maturata nel corso di una sorta di riunione a porte chiuse alla quale hanno preso parte Silvio Berlusconi, la figlia Marina, appunto avvocato di Berlusconi, Ghedini, Verdini e la Santanchè, con anche Bondi, chiaramente quindi contestando il fatto che nella decisione non sono stati coinvolti il segretario dello stesso partito Alfano ed anche i rispettivi capigruppo alla Camera e al Senato. Ora Berlusconi si intesta a pieno titolo la decisione delle dimissioni, ma chiaramente su questo c'è veramente molta polemica. Allora, di questo ne vogliamo parlare oggi con Davide Giacalone, editorialista del Tempo e di Libero. Buonasera. Buonasera, ben trovati. Allora, lei oggi nel suo editoriale dice: il gioco è finito, e dice anche paventa una trasformazione genetica, così la definisce, della democrazia parlamentare in monarchia nel nostro paese. A che cosa si riferisce? Allora, sono due questioni diverse naturalmente. Il gioco è finito nel senso che sono settimane, ormai mesi, che si andava avanti con il governo Letta nato perché non c'era altra maggioranza, quindi governo delle cosiddette larghe intese, ma che le intese non ci sono, le larghe erano ma intese non erano, nel senso che non è riuscito a fare assolutamente nulla. Il problema era quello di stabilire chi si prendeva la responsabilità di farlo cadere. Il centrodestra a un certo punto se l'è presa tutta, ma proprio tutta, e quindi diciamo quel gioco lì è finito. Se il problema era stabilire chi fa cadere il governo, la risposta c'è ed è il centrodestra e Berlusconi in particolare. Ma se l'è presa per una decisione veramente maturata, o è stato, come dire, un colpo di testa sollecitato da i cosiddetti cattivi consiglieri? Qualcuno anche del PDL li definisce cattivi consiglieri. Guardi, il centrodestra e le formazioni politiche fondate da Berlusconi, quindi inizialmente Forza Italia, poi il Popolo della Libertà e adesso nuovamente Forza Italia, non mi pare che avessero fra i propri dirigenti delle persone che ci tenessero particolarmente a decidere con la propria testa, o che in caso di dissenso abbiano, diciamo così, articolato. Per esempio, faccio un esempio concreto, sulla questione delle dimissioni dei parlamentari annunciate nel corso di una riunione dei gruppi parlamentari del centrodestra, alcuni tra gli altri il sottoscritto, abbiamo scritto che ci sembrava essere un errore. Io trovo che fosse un clamoroso errore quell'annuncio, però non mi era sembrato, voglio dire, che ci fosse da parte neanche dei ministri, del segretario di quel partito Alfano, una risposta di questo tipo. Poi quando si è passati alle loro dimissioni, hanno maturato una sensibilità diversa. La questione invece relativa alla democrazia parlamentare è un'altra, nel senso che nel vuoto che si è creato e nell'assenza di una maggioranza parlamentare, il rapporto creatosi tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, quindi fra Giorgio Napolitano ed Enrico Letta, somiglia moltissimo, diciamo così, al rapporto che c'è fra il re e il suo primo ministro. Somiglia un po' abbastanza a quello inglese, con la differenza che proprio il primo ministro lo eleggono lì. Sì. Da noi nella Costituzione del 1948, quella che secondo taluni è la migliore Costituzione del mondo, quella che non si deve toccare, quello che oddio non modificate la Costituzione, però cioè, il rapporto è molto diverso. Cioè, l'idea che il Presidente della Repubblica prenda direttamente parte al dibattito politico e sorregga direttamente il governo non c'è nella Costituzione del 48. C'è da dire che questo è un momento particolarissimo nella storia del nostro paese, in cui in qualche modo Napolitano si trova anche costretto ad avere questo ruolo così di polso, anzi forse se avesse potuto si sarebbe smarcato da questo secondo mandato, quindi come dire, in realtà bontà sua, riusciamo, come dire,
a stare forse ancora in piedi. Però la sua è un'opinione che rispetto naturalmente, perché tra l'altro la più accreditata. Io ho oramai 54 anni, 54 anni, da quando sono nato l'Italia è in un delicato momento di transizione. La verità è che in realtà non transa mai, nel senso che non succede mai niente, non si fanno le riforme costituzionali, e in questa mancata capacità di riforme ciascun potere sguazza all'idea di potersi allargare, il Quirinale compreso. E non è un problema legato alla persona di Giorgio Napolitano, è un problema, è una questione che va avanti da tempo. Se uno va a controllare alcuni dati, diciamo anche materiali, elementari, come il numero di interventi, la lunghezza dei discorsi, la frequenza dell'ingresso nella vita politica, da la presidenza di Pertini in poi è un crescendo rossiniano. E si ricorda di Francesco Cossiga, si diceva che non stava mai zitto, a confronto di Carlo Azeglio Ciampi e Napolitano era praticamente muto. Mentre invece lo strumento previsto dalla Costituzione del 1948, cioè il messaggio alle Camere, è sparito. Senta, ma lei dove, in che cosa vede quindi un eccesso di presenza di Napolitano in queste settimane, in queste ultime ore? Basta controllare le dichiarazioni, gli interventi, ma ripeto, non è un problema di Giorgio, perché del Presidente della Repubblica, cioè il ruolo. Il Quirinale è diventato un soggetto. Che cosa non avrebbe dovuto fare in questi giorni, per esempio? Il Presidente della Repubblica, esatto, secondo la nostra Costituzione, ha un ruolo fondamentale nella risoluzione delle crisi di governo e nelle decisioni di sciogliere le Camere, sì, se ce n'è bisogno. E per quel che riguarda le sue opinioni sulla legislazione o sulla politica, ha un unico strumento, che è quello del messaggio alle Camere. Ci fu un'innovazione introdotta dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, Giulio è figlio dell'editore, Luigi Einaudi, che introdusse la consuetudine di fare gli auguri di fine anno agli italiani, visto che il suo predecessore era proprio rimasto muto nel senso tecnico del termine, e lui introdusse gli auguri, direi che degli auguri al quotidiano sermone, ma insomma la strada è stata lunga, ma l'abbiamo percorsa tutta. Non siamo però in un momento di crisi di governo, lei diceva al Presidente della Repubblica aspetta la gestione di questi momenti certamente, di crisi. Certamente. Quindi ecco, in questo frangente questo è un dominus assoluto e unico. Senta, però silente. La sua opinione contrasta un po' con quella che è la tendenza di questi mesi, però, no? Di questa fase anche della storia politica italiana, dove si va verso una svolta proprio in senso semipresidenzialista. Un po' è questa l'evoluzione che si vuole fare con le riforme costituzionali che sono allo studio. Lei non è d'accordo, quindi? No, io sono d'accordo, sono favorevolissimo. Mi piace molto il sistema semipresidenziale francese, per esempio, però si scrive nella Costituzione, non è che uno si mette avanti col lavoro e fa il contrario di quello che c'è scritto nella Costituzione in attesa di cambiarla, manifesta l'intenzione e argomenta il perché e specifica come la Costituzione va cambiata. Noi invece siamo di fronte alla realtà in cui la Costituzione dicono che non va cambiata e quotidianamente la tradiscono. Le ricordo solamente un dato che io trovo inquietante: la Corte Costituzionale, che è il luogo dove si tutela la costituzionalità delle norme, agisce puntualmente in violazione e tradimento della Costituzione ogni volta che elegge un suo presidente che è il primo a dover andare in pensione. Mentre la Costituzione dice chiarissimamente che il presidente rimane in carica 3 anni ed è rinnovabile una sola volta, e invece loro eleggono sempre un presidente che dura 6 mesi, 4 mesi, 1 anno, poi va in pensione e ne fanno ancora un altro. Se la Costituzione viene calpestata alla Corte Costituzionale, un problema ce l'abbiamo. Sì, ecco, questo sicuramente. Senta, tornando al ruolo di Napolitano, nei giorni scorsi lui ha fatto visita alla carcere di Poggio Reale e le sue affermazioni sul tema dell'amnistia, ha detto il Parlamento valuti l'opportunità di un'amnistia, quindi di alcune misure di grazia, anche l'indulto per rispondere al problema del sovraffollamento delle carceri, sono state interpretate come un'apertura possibile sulla questione appunto
Berlusconi. Qualcuno ha pensato che il Parlamento potesse nei prossimi giorni, in questi giorni, insomma, valutare l'opportunità di approvare un provvedimento di amnistia che esteso appunto anche a tutti quei reati come la frode fiscale che sono puniti con pene fino a 6 anni. Allora, secondo lei è una forzatura questa delle affermazioni di Napolitano, o davvero questa era una via che Napolitano ha ventilato ma che insomma vede anche grandi ostacoli lungo il percorso? Presidente, nel corso della visita poggiorale, più che ventilato, l'ha detto proprio chiaro e tondo, nel senso che ha detto, era esplicito valuti il Parlamento l'ipotesi di un'amnistia. Naturalmente questa, ma non per Berlusconi, non è stato così esplicito. No, vabbè, l'amnistia quella per una sola persona, chiunque esso sia, si chiama grazia. Uh-huh. L'amnistia è una cosa diversa, naturalmente ha una valenza generale. Naturalmente questo rientra tra gli interventi che il Presidente della Repubblica potrebbe utilmente fare con un messaggio alle Camere, che non dovrebbe invece fare, diciamo così, visitando questo o quel carcere, parlando con i giornalisti. In quell'occasione Giorgio Napolitano ha anche ricordato che il potere di amnistia non è più del Presidente della Repubblica, come era nella Costituzione del 1948, ma è diventato un potere del Parlamento. Chi era il Presidente della Camera dei Deputati quando questa riforma di modifica costituzionale si fece? Ce lo ricordi lei, Napolitano. Giorgio Napolitano, insomma. Quindi, insomma, la storia è bella perché spesso capita che uno, diciamo, giri la tesi a seconda di dove si trova. Ecco, lei come valuta questo percorso? Potrebbe essere davvero una via risolutiva? Però nel PD sono estremamente contrari, non solo per il fatto che appunto dicono, il commento è proprio questo, come dire, si torna a non far valere la legge uguale per tutti, ma anche per il fatto che estendere l'amnistia anche ai reati come la frode fiscale porterebbe fuori dai carceri italiani un numero enorme di detenuti, ma anche detenuti riconosciuti come essere pericolosi ad oggi. Guardi, quando si fa un'amnistia si sospende il valore della legge per tutti, nel senso che una cosa è sicura, che è equanime, che riguarda tutti, e un'altra cosa è sicura, che ogni volta che si fa un'amnistia si fa un piacere a dei criminali. Cioè non esiste l'amnistia che fa un piacere alle persone oneste, e l'amnistia, rivolgendosi a chi è stato condannato o a chi rischia di essere condannato, è un piacere fatto ai criminali. Detto questo, io credo che purtroppo, e sottolineo purtroppo, perché è un provvedimento indecente l'amnistia, tra l'altro è un residuo monarchico, ma insomma io credo che purtroppo noi l'amnistia dovremo farla, e dovremo farla però non per svuotare le carceri, perché questa è una versione che io trovo abominevole della noi dobbiamo fare l'amnistia perché se riusciamo a fare la riforma della giustizia penale in Italia, quella riforma finisce seppellita sotto una valanga di arretrato e sotto l'impossibilità di gestire una situazione carceraria dove c'è un sovraffollamento mostruoso, ma dove la metà delle persone presenti non sono condannate, stanno aspettando di sapere se sono colpevoli o innocenti. Esatto, il problema del sovraffollamento carcerario è complesso e ampio, e forse le misure dell'amnistia, come si ricorda anche in più punti oggi, non sono quelle veramente risolutive, perché poi dopo un po' di mesi se si fa la riforma della giustizia, io sono favorevole a fare l'amnistia. Per fare l'amnistia, per svuotare le carceri, poi dopo quando si fece l'indulto. E come chance per salvare Berlusconi? Quella è un'indecenza, è un modo, diciamo così, è come tirare una bomba perché ci sono le zanzare. In effetti le zanzare ne risentono, però anche l'ambiente circostanza. Esatto. L'amnistia si fa, è un provvedimento di sistema. Se lo si fa per salvare una riforma che si sarà fatta e che oggi non c'è, la si può accettare come prezzo da pagare. Se la si fa per svuotare le carceri, o peggio ancora, per salvare una persona soltanto, è improponibile anche solo parlarne. Certo. Senta, c'è un'ultima ora, una telefonata al nostro Premier Letta da parte della Merkel, che dice: auspico stabilità in Italia. Chiaramente la crisi che potrebbe veramente concretizzarsi nelle prossime ore getta ombre importanti anche su quelle che sono le ripercussioni dei rapporti con i nostri partner europei, nei rapporti con gli altri paesi, anche proprio in vista del fatto che da giugno 2014 dovrebbe partire il semestre europeo a guida italiana. Insomma, queste cose secondo lei sono state tenute in debita considerazione nel PDL al momento di invocare queste dimissioni? Oh,
Ricordiamo agli ascoltatori che prima del semestre italiano, che parte a giugno, sì, cioè a fine giugno, quindi a luglio del 2014, il primo semestre è a gestione greca. Sì. Quindi vabbè, se vogliamo fare gli spiritosi sul fatto che i semestri sono gestiti da governi stabili o non stabili. Anche se la Grecia sta risalendo molto, con un ritmo molto più significativo del nostro, ecco, questo è quello che ci dicono. La Grecia è in default, ci andrei piano. La Grecia, però stanno andando meglio, dicono che stanno andando meglio. Hanno un debito superiore al patrimonio interno, per carità, con tutto il rispetto, però che sono in condizione. Detto questo, l'Unione Europea, di cui l'Italia è uno dei paesi fondatori, sì, e quando l'Italia era fondatrice, insieme ad altri naturalmente, dell'Unione Europea, la Germania non era la Germania di oggi, perché era divisa in due e un pezzo era comunista e stava all'est. L'Unione Europea è un'unione, per l'appunto, stavo dicendo federazione, ma purtroppo non è una federazione, è un'unione di stati liberi e sovrani. Ho l'impressione che se la signora Merkel si candidasse in Italia avrebbe non pochi sostenitori, ma fino a quando è candidata in Germania e governa la Germania, dovrebbe aver chiara l'idea che la Germania la governa lei, l'Italia la governa non so chi, francamente, ma i francesi governano la Francia. Il fatto che io auspico che in Francia le cose vadano bene, e ho il sereno desiderio che in Germania ci sia un governo di persone intelligenti. Detto questo, però, il governo tedesco se lo scelgono i tedeschi. Quindi insomma rivendica autonomia anche per l'Italia, insomma, ecco, perché ecco, al momento in cui si diventa protettorato, anche se dire, si osserva salta l'Unione Europea, l'Unione Europea, se si salta, perché una cosa è chiara, che l'Italia ha tutto l'interesse a rimanere nell'Unione Europea e chi dice il contrario non sa quel che dice. Però attenzione, anche l'Unione Europea senza l'Italia non esiste. Quindi certo, insomma, certo, va garantita ai singoli paesi la libertà di autogestirsi sotto molteplici profili, insomma, questo sicuramente. Però si osserva proprio anche questo, che nel caso di crisi di governo, sì, con le ripercussioni economiche che potrebbero esserci, sì, rischiamo di nuovo la procedura di infrazione, rischiamo di nuovo che alla fine sarà la cosiddetta troica a gestire le politiche del nostro paese per il prossimo anno, insomma, quindi anche lì. Infatti, noi ci siamo fatti 2 anni di recessione in Europa per accompagnare le elezioni tedesche, che grazie al cielo nel frattempo si sono fatte. Questo è un problema istituzionale, non è un problema di rivalità tra questo e quel paese, è un problema istituzionale. Quando si fa un'unione, quando quell'unione ha un'unica moneta, sì, come si è un po' pretenziosamente fatto, ma ormai si è fatto, è necessario avere forme di governo comune. Sì. Non possiamo avere governi disallineati in cui la campagna elettorale tedesca è costata sangue ai greci, agli spagnoli, ai portoghesi e agli irlandesi, sangue. Sì. Così è evidente, che io sono un europeista convintissimo, però non è così, non si va avanti. Adesso che hanno chiuso la campagna elettorale, io ammiro moltissimo i tedeschi, pensi che la signora Merkel ha vinto le elezioni col 41,5% dei voti, un tributo. E le mancano 5 parlamentari, sì, per avere la maggioranza assoluta, 5. Ma non è che si mette a cercare qualche traditore della SPD o dei Verdi, anche perché non lo troverebbe, perché sarebbe talmente alto il disonore del parlamentare che eletto con i Verdi o con l'SPD va a votare il governo della signora Merkel, che giustamente cercano un accordo sui tra programmi, i partiti, almeno, per avere una coalizione. Ecco, questo è quello che potremmo utilmente invidiare della Germania, perché invece da noi sembra spiritosissima questa cosa di doversi trovare il parlamentare dell'altra parte che trasloca per darti la maggioranza. Lo fece con Prodi quando campava giorni, con i senatori a vita, lo fece Berlusconi con lo scilipotismo. Esatto, mi pare che ecco, proprio quello, ancora in voga. Proprio quello volevo dire, ha usato il termine che stavo per citare, esatto, anche ormai l'esperienza di Scilipoti, che lasciò l'Italia dei Valori per sostenere il governo Berlusconi, è diventato un po' proprio il sinonimo di questo questa migrazione da una parte all'altra, degli schieramenti. Che è un po' disonorevole, un po'. Può capitare che ci sia un caso di coscienza, ma i casi di coscienza in comitiva assomigliano a qualche altra cosa. Insomma. Grazie allora a Davide Giacalone, editorialista del Tempo e di Libero, grazie per questa analisi. Buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci.